Bella a tutti, qua siamo su un nuovo video e qua finiamo i tank magari. E prima vi stavo per dire cosa sono gli scudi. Questo era l'ultimo tank. E ora tocca il support. Mai smettere di Qua combattere siamo per con finire Ana, questo che è tank. l'ultimo sniper, che però non crea veramente tanti danni e non fa headshot. Come vedete non fa colpi alla testa Mi aspettavo qualcosa di più da te. ed è un healer, cioè ora ho danneggiato gli avversari, però io posso dare anche le Stavo seduto. cure ai miei alleati. Oltre alle cure dei miei alleati, posso anche infliggere danni agli avversari e inoltre negargli le cure con la bomba biotica. La Uccisione bomba biotica Brutus. fa quel poco di Vado danno che può subito. anche uccidere gli avversari, però normalmente la bomba biotica può essere utilizzata sia sui miei alleati e su di Potenziale. me per dargli un Torna a pochino di cura, combattere. e sia sui nemici per negargliele. E questa è la prima abilità. Questo Come farà male. vedete, non possono subire cure. La seconda abilità è lo L'aria sleep. stanca. Lo sleep ci permette di annullare le ulti o Male prendere quel solo. tempo per Chi ti ha evitare insegnato a di subire le combattere così? ulti. E bene, così. Noi non abbiamo abilità passive, quindi passiamo direttamente alla ulti, che per farvela vedere devo appunto linkare uno dei miei alleati. Non si Normalmente ferma più nessuno. aumentiamo Spacca i danni, tutto. diminuiamo i danni che ricevono i nostri alleati, e basta. Questo può diventare una combo molto potente sui cioè per Uccisione Brutus. distruggere il team avversario. Cure migliorate. E sì, Ana è uno sniper, ma a differenza dei normali sniper che vengono scelti da utilizzati, cioè utilizzati da normale, cioè da lontano, Ana viene utilizzata sul Copro le campo. spalle. Il problema di Ana è appunto che al posto di colpire gli avversari, a volte colpisce i propri alleati, quindi quel poco che potrebbe utilizzare per uccidere i nemici non ci Uccisione riesce. doppia. Una meccanica che qualche pro utilizza sarebbe i quick shot. I quick shot sono questi che, come vedete, quando non ho il cecchino, il colpo passa attraverso il tempo. Penso io che l'abbia. Mentre quando abbiamo il cecchino ci viene proprio la scia, che Vai, ti tengo su io. è praticamente come il colpo Aspettavo di qualcosa di più. Uccisione doppia. colpo di Widowmaker. Come avete notato, la ulti si carica molto Ora non si velocemente. ferma più Possiamo nessuno. Spacca utilizzarla anche per tutto. mantenere il punto, per evitare che i nostri alleati subiscano troppo velocemente i danni. Prendo cura di te. Sì, possiamo giocarcene in vari modi. Sì, il particolare dello Hai sonno? sleep, che se ci ritroviamo davanti a Genji, ce lo risubimeremo da soli. Lo stesso vale per la bomba biotica, ma non se esplode prima che arrivi a Genji. Lo sleep dà quel poco di danno, però comunque non è, a volte Uccisione può doppia. uccidere, come a volte no. Qui con Ana ho fatto vedere tutto. I quick shot, che sono questi. Torna a combattere. No. Che caspita. Questi sono i quick shot che ho un pro Meglio che ha uccidere. mostrato come funziona Ana, sarebbe
Sì, sarebbe Power. Che sì, Uccisione. sarebbe un main Lucio, però fa Rete anche in lei. sesto. E lui ve lo spiega molto più in particolare, Ana. In più vi spiega anche i settaggi che utilizza su di lei. Bene, Ora non ti ferma più nessuno. Spacca tutto. come vedete diminuisce i danni che dovrebbero normalmente diminuire, cioè subire i nostri alleati. E qua abbiamo finito con Ana. Questo La ti bomba aiuterà. biotica ci healerà quel poco che basta. E quando utilizziamo i colpi, il Genji avversario può utilizzarlo per healerare i propri alleati, però questo non è che gli passa tanto per la testa quando lo succede. Ora passiamo con uno che è buono per quando si è agli inizi, che è Lucio. Avete via ben forza, dobbiamo darci da fare. Lucio, come vedete, sì, ha l'amplificatore sonico, che è praticamente questo, la nostra pistola, che fa spara raffiche di 4, come potete vedere, e ci mettono molto tempo per colpire gli avversari. Uccisione doppia. Come vedete, possiamo decidere se essere veloci oppure Vediamo di darci una dare mano. le cure. Come vedete, sotto il mirino cioè, ci scrive quanti subiscono le cure dei nostri alleati. Abbiamo appena visto Anna, che ha la bomba biotica, che è una cura ad area. Noi, oltre alla cura normale, abbiamo anche l'amplificazione del suono. Sentirlo. Questo aumenta ancora di più le cure che hanno i nostri alleati, oppure aumenta, sì, aspettiamo che si ricarichi l'amplificazione. Oppure, Aumentiamo la velocità. questa è l'aumento di velocità, non sembra tanto, però è abbastanza per arrivare prima sul punto degli altri. Oppure possiamo anche amplificare la velocità ancora di più. Palla! È la stessa meccanica dell'amplificazione del suono. Dopodiché, dopo sì, il cambio da Oh, ballate cure a. questo! Dal cambio di cure a cambio di Così si fa! velocità, oltre a poter fare il wall ride, che ci aumenta anche un pochino la velocità, abbiamo anche il boop come normalmente Stai viene indietro! detto. Questo, come avete visto, è un colpo che fa Oh, saltare gli balla su avversari, questo! però utilizza sempre 4 dei nostri colpi. Dopodiché abbiamo la ulti che serve per salvare il Sono nostro qua team. io, Chi gente! è sull'area subisce gli scudi del blu che abbiamo visto con Doomfist, Uccisione e per un doppia. breve lasso di tempo. Musicoterapia! Quindi abbiamo sì, le cure, l'amplificazione delle Acqua cure. benedetta! Pensate di combattere con la bomba biotica di Ana. Che robe assurde possiamo fare. Uccisione. Questo che come osservazione l'ha fatta Tia del canale. Sì, Tiamat, o sì, ora che normalmente si fa chiamare Tia, perché Tiamat sarebbe Via via. appunto il canale YouTube che ora ha cambiato anche nome. E quindi qua con Lucio abbiamo finito facendo vedere la ulti, il cambio delle vibrazioni, il volume massimo, l'onda d'urto e l'amplificazione e poi anche sì, le corse sui muri. Cerchiamo di farne una molto grande, anzi cerchiamo di Palla! giocarcela al massimo. Curiamoci un po'! Come vedete, amplificando amplifico anche velocemente le cure. E vediamo di giocarcela parecchio su online. Ora, no, 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 no. Sì,
ora ho fatto una cazzata. Sì, vabbè, scusatemi, non è così facile farlo, soprattutto se hai un angolo di 90 gradi. Sì. Altro con Lucio, se non alla ulti, non ci abbiamo. Come vedete partiamo con una vita praticamente simile a quella di... cioè, anche più alta di un tank. Pensatevi un tank che subisce tutte queste cure. Cioè, tutti questi scudi. Temporali, logicamente. Ora tocca a Mercy. Mi prenderò cura di... Mercy. Come prima abilità avete visto che possiamo avvicinarsi, dato che ci offre le cure. Mi serve aiuto. Abbiamo la possibilità di dare le cure. Il problema è che possiamo dare soltanto le cure a un nostro alleato alla volta. Altri particolari, sì, abbiamo Crudoceo, come cavolo si pronuncia, che ci permette di curare o di aumentare i danni. Dopodiché, più cure diamo, più ci si carica la ulti. Dopodiché abbiamo la nostra arma principale, che è la pistolina, che è come sì, la pistolina di Diva, spara veramente veloce e fa veramente tanti danni. Vediamo se faccio vedere un'abilità che non viene scritta da nessuna parte, che ad esempio, che come ho appena subito dei danni, però con poco alla volta non abbiamo... sì, ce li siamo ripresi. Vediamo di subircene di più. Ecco, poco alla volta li guadagniamo. Ora facciamo morire i nostri alleati per farvi capire qual è la sua ulti. Non c'è medicina che possa curarti. Bene, aspettiamo un attimo che muoiano. È brutto da dire, però per farvi vedere la ulti devo farlo apposta. Dai, prima che si... ecco, troppo tardi. Ora mi tocca aspettare che... Ti serviva un dottore? Ah, giusto, possiamo utilizzare quello che rimane dei nostri alleati, cioè le anime, per avvicinarsi sul punto di... Dov'è che fa male? Bene. Un'altra abilità sarebbe Angela Custode, è quello di che linkandoci ai nostri alleati possiamo avvicinarci prima sul punto. Ora attiviamo la ulti. Gli eroi non muoiono mai. Riportiamo in vita gli alleati. Può essere veramente potente, però per ora non è granché, dato che o facciamo cure soltanto su un nostro alleato, oppure aumentiamo i danni, oppure aumentiamo i... cioè spariamo ai nostri nemici. Comunque non è una bella cosa, perché non siamo come Lucio che e Danna, che possiamo curare tutti sull'area. Possiamo curare soltanto uno alla volta, e in più non possiamo fare più di tanto. Linkandoci ci possiamo andare sì, sui posti che ci mettiamo veramente tanto ad arrivare, e dopodiché come passiva abbiamo l'ascesa angelica. Questo ci permette di fare la combo Farah Mercy. Cos'è la combo Farah Mercy? La Farah tranquillamente sale in superficie, dopodiché la Mercy la cura e gli amplifica i danni. Vediamo di rimetterti in sesto. Infatti prima con Rodog vi ho spiegato che possiamo grabbare la Farah, ma normalmente se prima grabbiamo la Mercy possiamo counterare la Farah Mercy, perché poi, dato che la Farah Mercy principalmente funziona sui livelli bassi, dato che è difficile
colpire sia a fare che a Messi. E se parte la prima una, cioè una muore per prima, dopodiché viene il caos perché la prima cerca di arrivare sul punto e dopodiché l'altra non l'aspetta. E quindi il tempo che arriva una sul punto, l'altra muore. Bene. Gli eroi non muoiono mai. E qua abbiamo un personaggio che dovrò fare un altro video, perché sul PTR avverrà un cambiamento, cioè grandi cambiamenti. E ora tocca a Symmetra. Symmetra non è un principale healer, ma come vedete fa veramente tanti danni. Come prima abilità abbiamo la possibilità di posizionare dei droni che colpiscono i nemici e li rallentano anche. Il punto è che sì, abbiamo il primo fuoco che è questo. Il primo fuoco e il secondo fuoco. Cosa è? Il primo fuoco è ottimo per quando i nemici non riusciamo a mantenerli sulla mira. Cosa c'è? Intanto ci si è anche caricata la ulti. Possiamo posizionare 6 droni. Cerchiamo di far vedere il fatto che rallentiamo i nemici. Difesa in posizione. Come vedete sta rallentando, anche se non sembra più di tanto. Non eri destinato alla grande. Uccisione doppia. Come vedete è sempre più lento. Ci carica anche più velocemente e uccide più velocemente. La Symmetra è molto potente, però bisogna sapersela giocare bene, che inoltre può anche produrre degli scudi che ci permette di distruggere anche la ulti di Pharah, perché la lanci contro la Pharah e la Pharah si suicida senza volerlo. Ora uccisione quadrupla. Drone attivato. Cerchiamo di non romperci tanto le scatole con i particolari dei droni, che mi sta veramente rompendo le scatole. Ora facciamo le ulti. La ulti di Symmetra ce ne sono appunto due, che il primo è il teleport, che possiamo decidere come girarlo. Ora non so bene come girare il punto in cui arrivano i nostri alleati, però quando la posizionate cercate di posizionarla bene. Telebarco attivato, pronti a muoversi. Ora vi faccio vedere cos'è il telebarco. Come avete visto, là c'è un altro telebarco, ma noi ne abbiamo posizionato soltanto uno. Questo perché ci serve per arrivare prima sul punto. Ad esempio, alcune mappe è veramente difficile arrivare prima sul punto. Bene. Facciamo headshot con la sfera. Ora cambierò un attimo per farvi vedere la seconda ulti. Mi prenderò cura di voi. Il vero nemico dell'umanità è il ricarichiamoci dalla luce alla forma. Ricarichiamoci la ulti. Barriera in arrivo. Parlando un attimo delle torrette, c'è solo il problema che se gli avversari hanno tipo
Ottimo metterle tutte vicino che rallentano, uccidere chiunque, mettere sulle porte così i nemici arrivano e si rallentano e subiscono danni e vengono uccisi più velocemente. Ma il punto è che contro le Zare, cioè la Zarya, è praticamente un suicidio perché gli carichiamo la percentuale dei danni. Quindi la portiamo più velocemente a un fire. Bene, dopodiché ora tocca la seconda ulti. Abbiamo appena visto il teleport, ora ci tocca il generatore di scudi. La percezione è la matrice protettiva creata. Come vedete da 200 siamo passati a 275 e si praticamente aumenta, cioè ci crea altri scudi. Come vedete. Uccisione. Lo stesso vale per i nostri alleati. Barriera fotonica attivata. Ora mi sta laggando, non so perché. Comunque abbiamo creato una matrice protettiva che dà scudi temporanei anche ai nostri alleati. Come vedete Simmetra c'è di suo gli scudi temporali e vabbè, abbiamo finito di vedere. Il problema di Simmetra è che quando non c'è tanta strada per arrivare sul punto è importante mettere il generatore di scudi. Quindi è inutile che fate teleport così a caso perché è inutile. Ora tocca all'ultimo personaggio che vi devo far vedere, che è Zenyatta. Zenyatta, healer, ma è anche... può aumentare i danni che produce agli avversari con i globi. Noi abbiamo 20 globi, abbiamo il primo colpo, cioè il primo tipo di colpo che è uno alla volta, se no la raffica di colpi che è tutti i colpi insieme che ci rimangono. Con il globo dell'armonia possiamo curare. Cura veramente poco rispetto a tutti gli altri healer, però è quel poco che li mantiene in vita. Possiamo fare headshot. E sì, è uno che se giocato bene può danneggiare veramente tutti. Il globo serve appunto per uccidere più velocemente e è anche ottimo per buttare giù più velocemente i tank avversari. Ora tocca alla ulti. Come vedete si è curato il nostro alleato e chi è tutti quelli che sono dentro l'area, che sono praticamente delle sovracure che ci fornisce. Bene, come vedete abbiamo scudi normali che poco alla volta ci rigenerano. E qua abbiamo finito con tutti i personaggi. Abbiamo 20 colpi che vengono sparati tutti insieme, che possono essere tutti deviati purtroppo. E bene, il globo è ottimo per curare chi è difficile da... cioè per Ana che è difficile da scegliere, cioè... servono i suoi colpi per curare le persone a parte per la bomba biotica. Per chi non... cioè finché... per noi ad esempio Doomfist che scappa da tutte le parti è più semplice da curare. I globi funzionano che dopo un tot che non stanno sulla nostra visuale ci ritornano a noi. Sto sbagliando qualcosa. Vabbè, scegliamo uno che non ha bisogno di cure e dopo un pochino sì, dopo un po' in teoria dovrebbero ritornare. L'oscurità discende. Proviamo con il globo del
Eccolo qua, con il globo della discordia qua funziona. In teoria funziona anche con il globo dell'armonia, che quando per un tot di tempo non ce l'hai sulla visuale. Qua abbiamo ricaricato la ulti, però abbiamo già visto tutto. Qui abbiamo finito. E ora possiamo dire una semplice cosa. Noi, io ora vi ho fatto vedere tutti i personaggi, support, healer, tank, difesa e qualsiasi roba ci sia. Il punto è che come li giocate non dipende da me. Ad esempio, sì, come vi ho detto, Sombra può essere giocata come può essere giocata come un DPS o anche come un secondo healer. Bene, qua è tutto. Ci vediamo in un prossimo video.